Scampi. Grazie, io non più mai alcolici prima dei pasti. Che ho detto? Per primo vi potrei consigliare, se la signora gradisce, delle crepe, riso pilaf. No, per me è un consomè. E lei? Ma io una cosa più leggera, un brodino. Un brodin, capì? Bene, allora per la signora un consomè e per noi due brodin. Anche lei, dottore, va sul leggero, eh? Perché uno magna fuori, magna, poi si intoppa. Io stanotte, con rispetto parlando, ho avuto una scherza. Oh, grazie, brava. Che? Ma che fa subito lui? Com'è? Oh, com'è? Ammazzo, si è sprecato. Versi pure. Che c'ha paura a me embriaco? Versa, un bel bicchierozzo di vino fa sempre bene. Alla salute! Oh, scusate, che cavone. Lo sa che Umberto mi parla sempre di lei? Bene. Ma chi è Umberto? Sono io. Umberto come il di Savoia. Umberto mi dice che lei è un elemento infaticabile, molto attivo, quasi sprecato nel settore sanitario. Perché i sanitari, non so come dire, sono... Come dice signora, lei dice benissimo, pure elegante, la ringrazio, perché sanitari poi si chiamano prima, perché dopo si chiamano... Dica. Cesi, calla, ho detta. Non volevo essere sboccato. Sì. Per questo la ritengo poco adatto, lo sa, lei è un tipo così fine, così distinto, ha questa naturale eleganza nel portamento, un tipo direi quasi particolare. È una cosa di famiglia, sa. E poi vede, io ho grandi progetti per lei, per questo che l'ho fatta venire qui. Insomma, si vede che lei è un ragazzo meritevole. Io voglio aiutarla, voglio farla salire. Che me manna al terzo piano? Indumenti intimi femminili, eh? Ma no, di farle fare carriera. Guarda, io credo che lei abbia già fatto abbastanza gavetta, no? Insomma, io ho intenzione di promuoverla, eh? Davvero? E che cosa vogliamo? Che suo padre sia contento. Ma io credo che a casa sua saranno riconoscenti e... Certo. Bravo! Vedo che ha capito perfettamente. Lei non pensa che anche Umberto meriterebbe qualcosa di più? Sì. Non lo vedrebbe... Direttore generale. Cioè, anche generale, direttore. Oh. Ma su, cara, non insistere. Caro, con lui si può parlare liberamente, no? È una persona molto intelligente. Ma se dipendesse da lei, sì? Non lo promuoverebbe? Sì. Vicepresidente. Scusi. Ma non si preoccupi, porta fortuna. Ah sì? Bene, allora allegria. Pure da lei se usa usanza. Basta con questo lei, datemi. Ma sì, Evaristo, diamoci del tutti, prego. Ma chiamami Umberto. Grazie, Umberto. Locale. No, lei l'ha sentito molto.
deve venire pure a testimoniare. Ah, sì? E allora sai cosa ti faccio io? Lo sai cosa ti faccio? Firma la ricevuta. No, io ti spacco la testa. Ma chi la spacchi la testa? Chi? Te ne approfitti perché io sono la signora? No, prima bisogna firmare la ricevuta. Che c'è qui dentro? Che c'è? Il casco da permanente è obbligatorio. Ah, pure la permanente? Così butti i soldi che guadagno. No, quello l'ho comprato io con i soldi miei. Lo sai dove li prende i soldi? Lo sai? Hai ereditato? Ma che ereditato? Faccio la segretaria di un avvocato. Sì, la segretaria particolare, molto particolare. Particolare, sì. Per mantenere un cornuto con matte? Come me, dammi qua! No, bisogna firmare la ricevuta. Sì, te la firmo la ricevuta, vieni! Grazie! Eccoti il casco, vieni! Signori, arrivederci, eh! Pacca tu! Sei una fatenda! Hai quanto te! Se si rompesse? Bagascia! C'è la garanzia! Anche la garanzia! Grazie, Anselmo. Bravo, Anselmo. Oh, purtroppo si è fatto tardi, devo tornare al lavoro. È meglio che vado pure io, perché ogni minuto di ritardo sto fiodanami. Mi fa certe multe. Stai tranquillo, puoi tornare con comodo. Quando vuoi. Dimmi quando. Buon proseguimento. Buon divertimento. Grazie. Prendete un bel caffè con calma. Con calma. Sì, adesso dici con calma, ma se te gira, sono dolori. Che fa, signora? Chiamami Elena. Elena? No, Elena. Allora a me chiamami Evaristo. Signora, Elena, ferma, scusa, mi sa che abbiamo fatto un macello. Perché? Ti sei seduta sulle paste. Non me ne era accorta. Porca, che peccato, fresca, mille e una. Perché? Che, Elena? Che sono pazza di te. Questa tua fronte spaziosa, questo sguardo profondo, questo tuo mento volitivo, questo tuo essere un po' uomo, un po' bambino, questo tuo celarti. Ma che uccelli di rovo? No, è la realtà. Oh, che... sento che ti faccio effetto. Però, Elena, non mi stringe tanto. Ancora adesso è freddo, mi fa un po' male. Senti, me lo faresti un favore? Sì, Elena, quello che vuoi. Parleresti a tuo padre di Umberto? Ah, ridagli con mio padre, ma perché? Ma che gli do dire? Digli, papà, ho conosciuto il mio direttore e ho scoperto che è una bravissima persona. Sì. Papà, ho conosciuto il mio direttore e ho scoperto... Però se non faccio il numero del telefono, non faccio il numero del telefono. Farlo. Sormei! Ma che vuoi? Il telefono! Si fa fretta a dire Sormei il telefono! Pronto? Papà? Sì? Papà, sono Evaristo! Ho conosciuto Umberto Anzelotti, il direttore del personale, è una bravissima persona! E sti cazzi? Chi ha detto? Ha detto che è commosso! Digli che lo vuoi conoscere personalmente! Ti vuoi conoscere personalmente? Ma io c'ho da fare, io c'ho da rilegare l'enciclopedia per martedì. Ma è proprio necessario? Sì. Ti serve per fare carriera? Sì. Cerca di fare uno sforzo, papà. È meglio che vieni, sì. Sarebbe meglio per tutti. Che ti devo dire? Giusto, mi devo fare una pancerina. Vengo lì ai 3, prima di riaprire il laboratorio. Sì. Va bene, grazie, papà. Ciao. Ciao, si fa presa di ciao. Che ha detto? Ha detto che passerà da Umberto verso i 3. Oh, sei divino. Non voluto troppo. No, mi sei meraviglioso. Fantastico, divino. Ah. Elena, stavolta non è ardito. Thank you.
dentro l'ascensore. Rino, check. 4-2 prima. Ascensore. Anche io compro. Che è successo? Ma come sei vestito? Scusi, uno viene ai grandi magazzini a fare compere in frac. Ma quella è l'idea. Il frac gli dà quell'accento visivo eccezionale che lo fa distinguere in mezzo agli altri. Ma questo deve essere uno normale. Elegante sì, ma normale. Posso mettere uno spezzato da mattina. Oh. Un bel completo da caccia alla volpe, giacca rossa, stivali. Aspetta, se mo mi serve pure il cavallo, io un ce l'ho. Trucco? Per i cavalli mi deve avvisare perlomeno una sera prima. Buon anni per cortesia. Buon anni. Facciamola così. Sì. Va benissimo, in frac. Sono contento che sia d'accordo con me. Ma sì, è più elegante. Vediamo il trucco, per cortesia. Trucco! Buon anni, vi accompagno nel quartiere. Si abbassa un momento, per cortesia. Scusa, Sali. Ah, così. Ricordate quando facevi Giulio Cesare? Perché? Quando diceva, ma Bruto è un uomo d'onore. Vabbè, ma che c'entra Giulio Cesare? Tu con la stessa autorità, con la stessa veemenza, sì. Tu dici, anch'io compro ai grandi magazzini. Vabbè, ho capito, va. Mi sono guadagnato una ucciola fanculo. Ecco, bravo. Bravo, bravo, Marco. Ciao, buonasera. Vuoi bere un bicchiere d'acqua? Abbona, mettetici pure te. Siamo pronti. Ragazzi, quando vai? Sul set. Esci, che dobbiamo girare. Chi è questo cognato? È dell'operatore. Glielo porto io. Ascensore! Esci, che dobbiamo girare, esci. Ma buona, com'è la battuta? Anch'io compro i grandi magazzini. Come? Anch'io compro i grandi magazzini. Anche Bonanni compra i grandi magazzini. Questo poi. Ma che avete cambiato tutto? E la macchina da presa dove sta? Veramente doveva andare al piano di sotto, dove stanno effettuando le riprese. Scusate. Ma è Salviati. Sì. Prego, si accomodi, Salviati. Le posso presentare il dottor Ghirelli della divisione commerciale? Molto lieto. Piacere. Il dottor Silvestri del consiglio d'amministrazione. Tanto piacere conoscerla. Sì, piacere mio. Il piacere nostro, visto che lavora per noi. I nostri delegati di zona. Scusate, ma adesso devo andare che mi stanno aspettando. Non le possiamo offrire neanche una coppa? Sì. Di che? Del suo champagne preferito, ma se la stanno aspettando. Dipende, bisogna vedere se lei insiste. Insiste? Ma sì, sì, certo, insistiamo. Certo che insistiamo. E allora aspetta. Ecco, io sono pronto. Manca soltanto il bicchiere. Una seduta che c'è questo oggi. E a me niente? Come era bucato il bicchiere. Grazie. Bene, alla salute. Allora. Salute, santé. Ma dove è andato quel disgraziato? Luce, l'ascensore è tornato giù poco. E sarà andato un attimino in bagno, capita. No? Bonanni, se non me lo riporti entro un minuto è meglio che non ti fai più vedere. Lo posso portare pure morto. Scusami. Questo le va bene? No, è un po' piccolo. Ok, le farò vedere quest'altro, venga su. L'ascensore. Questo le va bene? No, è sempre piccolo. Cioè, mi dispiace, guardi, ma non ne abbiamo altri. Con questo il tuo fidanzato ti potrà dare la